Buongiorno a tutti, siamo a Farmacista Più, ultimo giorno, proprio ultimi minuti, e siamo reduci dal convegno organizzato dal movimento Liberi Farmacisti. Sono qui col professor Nicola Salerno di Reforming.it, al quale cominciamo subito a chiedere quello che ha detto all'inizio del convegno. Lei ha detto che i problemi di bilancio delle farmacie le sembrano un po' sopravvalutati, mentre ieri al convegno del sabato mattina è stato detto che ci sono 5.000 farmacie in difficoltà. Perché lei dice che sono un po' sopravvalutati i problemi di bilancio delle farmacie? Direi per due ordini di motivi. Innanzitutto perché è un periodo che problemi di bilancio li hanno in tanti, sia nel settore imprenditoriale che nel comparto delle famiglie. E poi perché vanno affrontati in maniera proattiva i problemi di bilancio. Ad esempio, se fosse possibile creare senza limiti delle catene di farmacie, se potesse entrare il capitale per favorire questo dimensionamento e l'abbattimento dei costi fissi. Se potessero entrare senza limiti di pianta organica gli operatori più efficienti e quindi quelli che meritano di più di rimanere sul mercato, parleremmo di un contesto, diciamo così, contabile di sostenibilità finanziaria molto diverso da quello di adesso. Quello che non è accettabile è che ci si fermi di fronte all'attestazione di una categoria o anche del singolo imprenditore farmacista che dichiara di avere problemi. Problemi ce li abbiamo tutti purtroppo. Al convegno si è contrapposta molto la figura del farmacista in parafarmacia con quella del farmacista in farmacia. Quello che noi spesso scriviamo sui giornali di categoria è che si dovrebbe contrapporre la struttura farmacia alla struttura parafarmacia. Come si può garantire la capillarità del servizio che attualmente è garantita anche nei paesi più piccoli da una struttura farmacia liberalizzata? Allora, anche questo è un problema sopravvalutato. Io la risposta la dividerei in due parti. Come primo step direi facciamo partecipare tutti quanti i farmacisti laureati e abilitati a questa possibilità di essere sul mercato e di rimanerci stabilmente in equilibrio finanziario. Lì dove poi l'offerta del privato non riesce ad arrivare, allora si potrà intervenire con strumenti pubblici o con normativa regolatoria sui margini ad hoc, proprio per favorire la sostenibilità di bilancio e la vita delle farmacie in zone di frontiera o in zone svantaggiate. Ma anche lì capire qual è la farmacia svantaggiata, dove inizia la zona periferica e di frontiera e quante sono le risorse necessarie perché la farmacia in zona di frontiera possa efficientemente anche lei vivere e far bene il suo mestiere, questo è qualcosa che non possiamo farci spiegare dai titolari incumbenti adesso. Veniamo al DDL concorrenza. Lei ha detto al convegno che era meglio la prima versione. Questa non le piace, quindi è meglio che non passi perché rafforzerà chi adesso è in una posizione di forza, secondo lei. Ce lo spiega meglio? Certo, è un classico dei manuali di economia. Quando più risorse finanziarie possono essere canalizzate in un settore che è chiuso e quindi possono diventare strumenti nelle mani dei pochi, o pochi tra virgolette, comunque degli oligopolisti che sono dentro il settore, allora la caratteristica anticoncorrenziale e oligopolistica del settore viene enfatizzata. È necessario il controllo di nuovi operatori, di potenziali concorrenti che entrino dall'esterno nel settore. È soltanto l'unione di nuove capacità finanziarie, ma anche nuovo capitale umano di professionisti sino adesso tenuti fuori, che può far venire fuori gli aspetti più positivi. Purtroppo nella versione attualmente in discussione in Parlamento, si parla soltanto di incorporation e di catene di farmacie che possono però essere utilizzati, questi due strumenti, soltanto da chi adesso è già nel settore e non da potenziali concorrenti. Un'ultima domanda, ma la liberalizzazione selvaggia che secondo lei sarebbe la soluzione migliore, quindi fascia C fuori dal canale farmacia e eliminazione della pianta organica, non porterebbe a degli oligopoli poi magari della GDO?
Dunque, non si tratta di liberalizzazione selvaggia, anche perché selvaggi non sono i pulpiti che con più autorevolezza di me da tanto tempo propugnano soluzioni di questo genere. Mi riferisco alla Commissione europea, mi riferisco all'OCSE, al Fondo Monetario Internazionale, mi riferisco al nostro antitrust che ormai ha una pluriannuale, pluridecennale quasi, attività di ispezione e di suggerimento di policy sul settore farmaceutico. Non sarebbe la liberalizzazione selvaggia. Quello che si può pensare di fare è avviare un percorso di transizione verso queste nuove regole, tenendo conto anche del fatto che i cambiamenti organizzativi non avvengono istantaneamente e per miracolo, ma questa transizione bisognava iniziarla, averla già iniziata 15-20 anni fa. Se non è stata iniziata è perché ci sono state resistenze molto molto forti da parte dell'ordine, che ha fatto perdere del tempo. Adesso si potrebbe probabilmente ragionare su qualche anno, un quadriennio, un quinquennio, per allentare gradualmente la pianta organica e dar tempo ai farmacisti titolari di fare esattamente quello che citavo nella mia prima risposta, cioè adeguare la dimensione del loro esercizio, spingere il più possibile perché la loro farmacia diventi una protagonista attiva della trasformazione verso la farmacia dei servizi, per produrre e offrire ai cittadini delle prestazioni nuove a fronte di valore aggiunto nuovo e remunerazione nuova. È un percorso che si deve svolgere, che è nella ragione logica di trasformazione, secondo me, di questo settore, come di trasformazioni ne stiamo vedendo tantissime in tutta l'economia e anche nella società. Prima si raccoglie questa sfida e più proattivi sono i farmacisti nell'incamminarsi lungo questo percorso, meno saranno anche i rischi, ecco, di questo percorso. Questo voglio sottolineare. Molta parte dei rischi che vengono paventati, secondo me, dipendono dal fatto che non c'è una visione coesiva e collaborativa. Quanto più i farmacisti, i titolari di adesso, diventano collaborativi nel diventare protagonisti e vettori di questa riforma, tanto più sicura sarà per i pazienti e per i cittadini una riforma di questo genere. Grazie professor Salerno.